Ebbene, eccoci qua, ragazzi. Il giorno dopo Inter-Juventus, la partita della discordia, come praticamente tutti gli Inter-Juventus, ma di questo ne ho già parlato nell'immediato post partita, nelle pagelle, e se volete c'è anche una live reaction tutta da vivere con tanto di gavettone che mi sono fatto durante il gol segnato da Paolo Dybala. Un mini gavettone per festeggiare, perché veramente era una serata in cui fare gol sembrava davvero complicato, forse quasi impossibile, e quindi ho voluto esagerare, tra virgolette. Vi ringrazio, perché comunque i commenti di questi giorni sono stati molto molto apprezzati, non solo dai tifosi juventini, ma anche dai tifosi interisti, almeno i commenti sono stati da tifosi juventini interisti, sono stati apprezzati da me, l'avevo costruita male come frase. E ho visto tanti che erano contenti anche del fatto che potesse aver alzato leggermente la voce nel video delle pagelle, andando a tirar fuori un po' di difensiva, di orgoglio bianconero, perché tante volte lasciamo passare, perché non ha senso tornare sempre su certi argomenti, e invece ci sono delle volte in cui non riesci a mandarlo giù, non riesci ad accettare il fatto che ancora una volta la tua squadra possa essere sminuita e che tu possa essere considerato un ladro, o che la tua squadra possa essere sempre accusata di giocare sporco. In alcuni frangenti proprio non ci sto, e credo che sia anche fisiologico per un tifoso non essere contento di vedere questo ambiente, ma non solo lato Juve, in generale, è proprio una roba che mi manda fuori di testa, e so che non è solo nei confronti della Juve, ma specialmente nei confronti della Juve. One Football da scaricare qui sotto in descrizione, dato che è vero che è il giorno dopo l'Inter-Juve, ma è anche il giorno prima della sfida al Sassuolo, ed è la settimana in cui andremo a giocare anche con l'Hellas Verona di Igor Tudor, quindi una settimana impegnativa, e dopo il punto di ieri sarà necessario fare 6 punti nelle prossime due, veramente indispensabile. Quindi One Football per prepararci al meglio a questa settimana che deve vederci vittoriosi su tutte e due le partite. In realtà io devo confessarvi una cosa, perché Allegri alle 13.30 parlerà e questo video uscirà alle 12.30, quindi prima delle parole di Allegri. Non ho idea di quello che potrà dire ovviamente in conferenza stampa, perché non sono un mago, non mi ha telefonato per aggiornarmi, quindi ignoriamo completamente il Sassuolo. Questo è un video che registro preventivamente perché devo parlare di alcune cose, perché nella partita con l'Inter, nelle pagelle, ho dato 5 d'Allegri, ho già spiegato le motivazioni in quel video lì, quindi se siete interessati a capire perché, vi invito ad andare a vedere quel video lì, e sapete anche come la penso e che cosa sto dicendo da tante partite a questa parte. L'ho ribadito anche nel titolo dell'altra sera, del post partita a caldo: questa squadra non sa fare gol, e lo voglio sottolineare per l'ennesima volta, non è un discorso di giocare bene o di giocare male, è una squadra che veramente sta facendo una fatica fottuta a segnare. Parto da un presupposto, e cioè che dopo il termine di questo calciomercato quest'estate avevo detto chiaro e tondo: ok, questa squadra ha dei limiti, questa squadra non può sperare nello scudetto, o comunque se vincerà lo scudetto poi alla fine sarà un vero e proprio miracolo sportivo, perché la squadra non è all'altezza. E la dimensione giusta è puntare almeno al quarto posto, poi ovviamente se è secondo o terzo fa ancora più piacere, se primo tanto di più, ma non c'è la volontà in questo momento di immaginarsi lo scudetto. Poi io da tifoso non abbandono l'idea che potremmo diventare ancora una volta campioni d'Italia, perché a me vincere il campionato italiano, lo dico proprio tranquillamente, piace, è una cosa che apprezzo in particolar modo. Ovviamente preferirei vincere la Champions, ma so che è ancora più complicato, si parla di livelli, e se è difficile qualificarsi nelle prime quattro e se è difficile vincere lo scudetto, immaginatevi quanto può essere difficile vincere la Champions, anche se stranamente in questo momento siamo meglio messi in Coppa dei Campioni rispetto alla Serie A. Poi ovviamente lo sappiamo che i gironi sono una cosa, la fase eliminazione diretta è un'altra. Quindi per il momento, vincendo ieri sera, andavi bene o male a inserirti in quella graduatoria di classifica nella quale stavi facendo il tuo campionato. Siamo partiti male, è vero, perché nelle prime quattro partite abbiamo fatto 2 punti, questa cosa è bene ricordarsela sempre, e in particolar modo abbiamo fatto male con l'Udinese, abbiamo fatto male con l'Empoli, col Milan, tutto sommato un pareggio non è nemmeno così tremendo, poi potevamo benissimo vincerla quella partita, bastava soltanto un pizzico di attenzione in più. Col Napoli ci sono delle giustificazioni dovute alla formazione, anche se anche lì vai in vantaggio e poi per errori tuoi, ancora una volta individuali, vai sotto. Poi
un attimo di concentrazione, la squadra che sembra aver seguito Massimiliano Allegri, le due vittorie, anche un po' di fatica, quella con lo Spezia, poi quella buona, giusta, con la Samp, anche se il risultato è il medesimo della partita precedente, inizia a portare a casa dei punti, inizia a fare dei risultati, poi arriva il Cortomuso, le mille vittorie di fila per 1-0. La cosa veramente da sottolineare è la mancanza di alcuni giocatori importanti per cercare di migliorare questa squadra, e mi viene per forza di cose da pensare a Morata e a Dybala, perché non è una coincidenza se questa Juventus si è ritrovata e si è compattata nel momento in cui mancano i due centravanti, i due goleadori, i due attaccanti titolari, proprio perché la Juventus aveva bisogno di ritrovare qualcosa di diverso, di trovare qualcosa di diverso per sopperire le mancanze di due giocatori che, se stanno bene tutti, parte a loro due là davanti, con l'incognita Chiesa, perché io ancora sinceramente in questo momento voglio capire qual è l'idea di Allegri su Chiesa, e non è un discorso di, attenzione, non è un discorso di secondo me Chiesa e Allegri hanno un brutto rapporto, perché non è questo il discorso che sto facendo, ma è un discorso proprio di collocazione tattica, perché Allegri ce l'ha detto, secondo lui il futuro di Chiesa sarà il centravanti, l'attaccante, la punta, e allora bisogna che uno tra Dybala e Morata esca, o forse un centrocampista, ma in questo momento vedo più proiettato Allegri a un centrocampo a 3 ed eventualmente una difesa a 3, e non è un caso se ancora una volta ci dice quando De Ligt sarà pronto, la difesa 3 diventerà un must have. Secondo me è veramente palese che l'idea di Allegri sia proprio questa, giocare con un 3-5-2, un modulo come quello che abbiamo schierato ieri sera, con Cuadrado da una parte e Alexandro dall'altra, cercare di sfruttare l'ampiezza, e poi là davanti due tra, a questo punto, Dybala, Morata e Chiesa. Però la Juventus va a compattarsi proprio nel momento in cui i due attaccanti non ci sono. Ci inventiamo Chiesa e Bernardeschi, ci inventiamo Chiesa e Ken, ci inventiamo un po' di tutto, Kulusevski, tutto. Veramente, abbiamo visto tutto in queste partite senza loro due. È ovvio che lo abbiamo visto anche l'altra sera quando entra Paolo Dybala, è tutto un altro discorso, perché la Juve guadagna palleggio, la Juventus guadagna soprattutto imprevedibilità, che nessun altro giocatore è in grado di darti, e invece con Chiesa sei molto più dinamico. Dybala hai l'imprevedibilità, con Chiesa invece hai la corsa, la cattiveria, la grinta. Sono due giocatori diversi che secondo me possono giocare perfettamente insieme, ma che necessitano anche di un centravanti, e quindi per forza di cose ti sbilanci. Io sono contento di quello che è in questo momento il percorso della Juventus, proprio per la premessa che abbiamo fatto. È una squadra che ha dei limiti, è inutile prenderci in giro, questa squadra ha dei limiti. Ce li ha? Punto interrogativo? Sì. Perché ovviamente a livello tecnico non è una delle Juventus più forti, e probabilmente delle sei Juventus allenate da Allegri è pure la più scarsa. Ci manca un centravanti, un attaccante d'area di rigore, ci manca un centrocampista di qualità, e in questo momento, dato che abbiamo parlato di assenti di giocatori che non c'erano stati e per cui dovevi anche accontentarti di portare a casa la pagnotta, non c'è stato Arthur. Fino adesso non c'è stato Arthur, che l'anno scorso nel momento migliore della Juventus era stato il faro. L'anno scorso tutte le volte che la Juventus andava a fare il risultato positivo con i tre punti è perché in campo c'era Arthur. Poi ovviamente un paio di volte abbiamo perso pure con Arthur in campo. Poi c'è stato quel brutto fallo di Romero in Atalanta, in Juventus-Atalanta, che ce l'ha tolto per un bel po' e ce l'ha ridato qualche giorno fa. Ora non è ancora al 100%, non ha ancora i minuti nelle gambe, 90 minuti nelle gambe, ma è un giocatore indispensabile. Quindi Allegri nelle precedenti conferenze stampa ci ha dato delle indicazioni chiare. Arthur è un giocatore che ha bisogno di guadagnare minuti per diventare un titolare, e quando De Ligt starà bene la difesa 3 sarà completata. E allora qua punto interrogativo, cosa significa? Perché ovviamente se vado a ragionare su queste cose, su quello che abbiamo detto prima, eventualmente Dybala, Morata e Chiesa, mi potrebbe venire in mente una formazione con Szczęsny in porta, Chiellini, Bonucci e De Ligt nella linea difensiva 3, Cuadrado a destra, Alexandro a sinistra, Locatelli, Artur a centrocampo, Dybala tra le linee e Morata e Chiesa là davanti. Se devo pensare agli 11 migliori giocatori della rosa, inseribili in un 3-5-2, okay, tutti nei loro ruoli, e cercando di inserire anche giocatori qualitativamente superiori, questa è la formazione migliore che mi viene in mente. Poi bisogna prendere in considerazione il fatto che Massimiliano Allegri difficilmente schiererà una Juventus così offensiva dai primi minuti, anche perché senza un giocatore di interdizione a centrocampo diventa anche poi complicato gestire così tanti giocatori offensivi o supportare una manovra che fino a questo momento non è stata avvolgente negli ultimi metri, ma che mi auguro possa diventarlo, appunto, con i recuperi di Dybala, il recupero di Arthur ed eventualmente una collocazione tattica ben precisa a Chiesa, perché ad oggi immaginarmelo largo o a destra o a sinistra
ci sto ancora, immaginarmelo centravanti, ne ho parlato in un video apposito solo per analizzare questa cosa, mi va bene, ma contro squadre che giocano a viso aperto contro la Juventus vengono, si sbilanciano e quindi negli spazi possa diventare letale. Se devo mettere Chiesa a centravanti contro delle squadre che difendono in 11 dietro la linea del pallone, probabilmente è difficile, perché lo stesso Chiesa dovrebbe dribblarli tutti, e va bene che è fortissimo ed è probabilmente la luce della nostra squadra, ma diventa complicato, perché lì devi girare la palla velocemente, e allora ecco che Locatelli e Arthur corrono al nostro soccorso. Poi, secondo me Allegri la sta anche ragionando tanto sul cambio a partita in corso, l'abbiamo visto anche con l'Inter l'altra sera, delle due parto con una formazione un po' più prudente, poi una certa cerco di accelerare, girare il motore buttandone dentro uno, quindi forse anche questa staffetta tra Dybala e Chiesa potrebbe avvenire a un certo punto. È logico che tutti ci aspettiamo qualcosa di più, ribadisco, fino adesso il momento difficile e dopo un inizio ancora più difficile, dopo degli infortuni di giocatori importanti che non ci sono stati, per me fino adesso il percorso della Juventus tra Serie A e Champions non è stato male. In Champions ovviamente impeccabile, perché abbiamo 9 punti in 3 partite, in Serie A siamo partiti male ma poi ci siamo messi a posto, ed è vero che ci sono state delle partite in cui non riuscivamo a fare gol, le idee sembravano poche ed effettivamente le partite sono state giocate male, ma guardo la classifica e ho ancora speranza per quello che è nella mia testa l'obiettivo stagionale, e addirittura ho una minima speranza sul sogno eventualmente con cui arrivare a fine anno, che nel campionato italiano appunto arrivare al primo posto. So che è difficilissimo, che c'è veramente, non dico l'1% di possibilità, e capirete la citazione, di vincere lo scudetto, ma sarà una cosa molto complicata, perché una decina di punti da recuperare a Napoli e Milan oggettivamente complicato, non prendiamoci in giro. E a questo proposito veramente complimenti al Napoli, che ha subito fino adesso soltanto 3 gol, ne ha fatti 1 milione e si è fermato solo nella giornata di domenica contro la Roma, che aveva preso 6 gol poche ore prima, e poi riesce a mantenere la porta inviolata contro la squadra che in questo momento sarebbe campione d'Italia. Quindi nella mia testa non c'è questa volontà di fare la corsa su Napoli e Milan. In questo momento la Serie A è un torneo tra loro due per il primo posto. A me interessa ritornare il prima possibile nella terza o nella quarta posizione, che sono quelle che voglio davvero, ed è anche per questo che sono un po' deluso dalla voglia della Juventus di non vincere a San Siro, ed è anche per questo che dico che Sassuolo, Hellas Verona e Fiorentina, che in questo momento è pari a noi anche a livello di numeri, di realizzazione, di gol fatti, di gol subiti e di punti effettivi in classifica, siamo precisamente identici, sembra la stessa squadra, normalmente si è giocato troppi jolly. E quindi nelle prossime 3 partite bisogna fare 9 punti, cioè c'è poco da girarci intorno. E questi 9 punti possono arrivare proprio dai giocatori che prima non c'erano, e in questo filotto di Cortomuso magari si è sentito anche la mancanza di alcuni giocatori, proprio Dybala, Morata, Arturo, e aggiungo Kai Jorge, che in questi giorni tra il derby e l'Inter è entrato negli ultimi minuti tutte e due le volte, ma ha messo in campo quella voglia che vorrei sempre vedere da parte dei giocatori che entrano a partita in corso e che devono scalare le posizioni in classifica nelle gerarchie personali interne della Juventus per diventare effettivamente titolari. Perché se è vero che io sono qua a sognare eventualmente a fine anno di vincere lo scudetto, internamente dentro lo spogliatoio della Juve magari c'è Kai Jorge che sogna di diventare un titolare inamovibile del club bianconero, e sarei contentissimo, perché vuol dire che il problema tra virgolette legato a un attaccante che magari non ti fa così tanti gol lo risolve proprio Kai Jorge. E se in questo momento ipotizziamo un ballottaggio di Bala, Morata, Chiesa, che non possa allargarsi a un uomo in più, questo ballottaggio inserendo appunto il brasiliano classe 2001. Termino dicendo che a centrocampo dovrebbe rientrare brevemente, a breve anche Rabiot, e adesso bisogna capire la gestione dei centrocampisti dei partiti di Allegri, perché anche ieri ha parlato del 4-4-2, del centrocampo storto e del fatto che si fa fatica con un destro a sinistra, quindi Rabiot è un altro recupero importante, e come per magia Locatelli, Arthur e Rabiot diventa il centrocampo più logico da ipotizzare. Dybala, Morata là davanti? E allora il ballottaggio che si apre, se prima abbiamo parlato di Dybala e Morata con Chiesa, forse il vero e proprio punto interrogativo è: gioca Chiesa o gioca Cuadrado? E il Cuadrado di quest'anno fino adesso mi ha emozionato poche volte.